bella 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 vittoria oggi anche se un pochettino risicata sul finale però comunque però comunque con l'Udinese i tre punti si devono fare e i tre punti si sono fatti partita che davvero è stata inizialmente proprio arbitrata malissimo da questo qua che è davvero il primo, il primo rigore che ci ha negato uno scandalo davvero poi il secondo ce lo stava anche per non quello e poi ce lo dà fortunatamente perché poi è andato a rivedere. Lukaku sbaglia al primo rigore, ma fortunatamente, fortunatamente ce lo fanno ribattere perché quel coglione Silvestri si è mosso prima del fischio oppure, oppure che c'aveva un piede fuori la linea, non so che cazzo c'era, comunque c'era un'irregolarità. Fatto sta che Lukaku finalmente torna a segnare... Grazie a Dio, perché se no era un problema se se continuava a non segna così. Però cioè dai che cazzo, cioè. Torna a segnare ma dopo aver sbagliato il rigore di prima, cioè, voglio dire. Poi pareggio loro con eh, errore totalmente. Cioè, che quello... mi ricordo. Che quello L'Ovric non, cioè non lo marcava, non lo marcava letteralmente nessuno. Ha fatto, si è fatto uno scatto di 30 km orari per andare a segnare che no, era letteralmente da solo nella fascia sinistra. Era da solo, da solo. Poi si è provato a pressare. Si è provato a pressare. Arriva gol man, mangiato nos, nostro, poi gol mangiato loro controffensiva nostra 2-1 di Michitarian Madonna mia che tra l'altro che gol che si è inventato poi anche Lautaro che fa il 3-1 di fa il 3-1 col cucchiaio e chiude la partita partita che comunque è andata come doveva andare grazie a Dio grazie a... grazie a Dio non ci sono state sorprese negative adesso testa al porto che quella partita è troppo 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 importante così importante che, che oggi il che oggi Inzaghi ha fatto pure giocare Andanovic, 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 Andanovic Andano. quando, quando avevo letto Andanovic titolare, già stavo per tirare tre santi, già stavo per tirare tre santi, invece, non è che è stato. non è, non è che è stato occupato così tanto. Però forse nel gol poteva fare qualcosa di più. Forse un l'avrebbe sicuramente presa. Però. Fatto sa che comunque la vittoria è arrivata, non lamentiamoci. Col Porto sicuramente giocherà un'ana perché giocherà un'ana. Perché col Porto non può giocare Andanovic. Quindi mettiamoci l'animo in pace e pensiamo alla partita di mercoledì. Vai, ciao ragazzi.